Cari ragazzi, care ragazze, vi diamo il benvenuto al Web Challenge. Sapete che sparsi per l'Italia ci sono più di 1000 webpini che, come voi, stanno leggendo queste parole in questo preciso istante? Il vostro programma all'estero sta per iniziare e oggi vi proponiamo qualche situazione che potrebbe presentarsi quando sarete chissà dove. Non fatevi troppe domande, lasciate indietro le aspettative, divertitevi e sfruttate le occasioni di stare insieme. Oggi siamo qui per incontrare i ragazzi che stanno per partire per il loro programma all'estero. I ragazzi saranno divisi in squadre e dovranno affrontare diverse sfide, diversi giochi. Non avevo minimamente idea di quello che dovessimo fare. Sapevo che dovevamo andare in giro per la città. Un'uscita tra amici, voglio dire, ha detto, in vista di un'avventura. Man mano si sembra sempre più palesarsi, voglio dire. Nella squadra siamo molto legati. Ci siamo subito trovati bene, stiamo facendo delle sfide come chiedere ricette tipiche, segnare indovinelli alle persone straniere ed è tutto molto interessante, molto bello. 33 Torrentatore Trentini Torrentini Cesero Cesero da Trento da Torrento tutti e tutti tutti e 33 e 33 trotterellando trotterellando. Perfetto. Ti aiuta a proprio di dire, mettersi nelle idee, ok, adesso si bisogna partire e partire per questo nuovo mondo. Ci sarà poi un incontro questo pomeriggio tutti insieme e affronteremo i vari aspetti del programma, parleremo delle regole, parleremo della scuola, della famiglia ospitante. Mi è piaciuto molto e ho legato anche con tante persone con cui abbiamo già organizzato anche di rivederci, eccetera, e quindi è stato molto divertente. Ma è stato abbastanza entusiasmante, comunque piacevole, alla fine abbiamo fatto delle belle esperienze. C'è un'energia particolare in un Web Challenge, ci sono tutti questi ragazzi che non vedono l'ora di partire, non vedono l'ora di scoprire nuove cose. Mi fa pensare a come ero io in quel momento, quindi anche un po' un mix di emozioni. Io sono tornata da parecchio tempo, però mi piace sempre, mi dà un sacco di gioia vedere l'energia che hanno i ragazzi prima di partire. E non vedo l'ora che siano loro a provare determinate emozioni, a scoprire se stessi, a crescere, a migliorare, a diventare grandi, insomma. In questo momento sono ancora ansioso, ma allo stesso tempo non vedo l'ora di fare questa cosa. Ho lasciato casa mia un paio di volte, però l'idea di andare un anno all'estero è sempre emozionante. Sono molto molto emozionata, ogni tanto ho dei periodi in cui magari ho un po' di dubbi, però poi penso che comunque è un'esperienza che vale tanto ed è un'occasione che capita una volta nella vita. Ovviamente la pressione sale, cioè è normale che un po' di ansia c'è, però siamo tutti entusiasmati, io e è un'opportunità, mi sento fortunato, quello sicuramente. Sono molto coraggiosi, partono per questa esperienza che sarà una delle esperienze più belle della loro vita.